E tutto cambia. Abbiamo una mascherina? No, ce ne vogliono due. Chiudiamo le scuole, ma oggi le riapriamo. Alle 18 chiudiamo i bar, ma poi le riapriamo la mattina successiva. La regione è rossa, è verde, arancione, rosso fuoco, rosso scuro, arancione rafforzato, nero. Tutto è in evoluzione, ma le palestre restano chiuse. Forse qualcuno pensa che davvero in palestra possa divampare un focolaio, qualche focolaio del Covid-19. E se così fosse, sono mesi che sono chiuse le palestre e continuano a peggiorare i numeri di questa pandemia. Ne parliamo in questo video, cerchiamo di capirne qualcosa perché devo dire che qualcosa non quadra. Io sono Gio Metrano, ti do il benvenuto su questo canale, Soluzione Giofitte. Se ancora non mi segui, inizia a farlo da adesso, attiva la campanella e lascia un like se il contenuto è di tuo gradimento, così supporterai il canale e ovviamente mi farai molto felice. Inoltre ti invito a lasciare un commento alla fine di questo video, così mi potrai dire la tua in merito all'argomento. I bar chiusi alle 18 perché alle 17 il virus non c'è, i ristoranti chi se ne fotte, ristori sì, li promettiamo, ma non ve li diamo, ve li facciamo annusare, ma non ci sono, non sono stati approvati, diciamo che lo sono. Insomma, viviamo nel marasma più totale, ma di una sola cosa sono certe, alcune attività restano chiuse indipendentemente dalla situazione della regione. Come se le palestre, le piscine, i centri sportivi fossero l'unica causa di questa pandemia. E se così fosse, sono da un anno praticamente chiuse. Come mai i numeri stanno continuando a salire vertiginosamente? Almeno così ci dicono. È totalmente inutile parlare di quanto benessere può apportare l'attività fisica, di come può rinforzare le difese immunitarie, di come può migliorare dal punto di vista psicologico chi si allena rispetto a chi magari è costretto a rimanere a casa. Perché è totalmente fuori luogo quando pensi che il problema non sia nemmeno tanto il Covid, ma l'atteggiamento dell'uomo nei confronti di questo Covid e di come può trarne vantaggio dal punto di vista economico. Almeno mi fa sorridere, ovviamente in maniera ironica, il fatto che tutte le palestre sono chiuse, però ognuno si deve arrabattare per cercare di fare attività fisica a seconda del colore della propria regione, perché se sei rosso non ti puoi allontanare dal tuo isolato, se sei arancione rinforzato devi fare attenzione, devi essere guardingo. Se sei arancione normale, ti puoi allenare in un parco, ma a distanza commisurata. Se sei giallo, puoi allenarti come vuoi, ma sempre all'aperto. Se sei bianco, puoi allenarti in palestra, ma non tutte le palestre le trovi aperte. Quindi il problema non erano le palestre, il problema non erano i centri sportivi, il problema non erano le piscine, nemmeno i ristoranti. Il problema è nella gestione sanitaria di un paese fallito. Chiudiamo un attimo gli occhi e cerchiamo di immaginare. Il Covid-19 non esiste più. Togliamo le mascherine, le attività economiche riprendono le loro attività, palestre aperte, cinema, teatri, bar, ristoranti, tutto riparte. Ma domani ci svegliamo e ce n'è un altro più potente, un altro virus che ci ammazzerà definitivamente. Questa non è soltanto un'ipotesi fantascientifica, ma visto quanto ci hanno guadagnato le multinazionali da questa pseudopandemia e di quanto hanno guadagnato le industrie farmaceutiche della creazione di questo vaccino così che dovrebbe risolvere la situazione mondiale, beh, direi che dovremmo riflettere attentamente. Ecco, se fai un'analisi attenta dei numeri c'è da aver paura perché molto spesso ci si limita ad ascoltare quello che ci dicono i telegiornali senza andare ad approfondire alcuni dati, perché se l'avessimo fatto sin dal principio avremmo capito che il problema non è tanto la pandemia, ma è quello che la pandemia può arrecare e quindi ammazzare chi magari è in difficoltà e arricchire oltremodo chi era già ricco. Ormai è un anno che siamo costretti a vivere a singhiozzo, ci svegliamo la mattina e non sappiamo la regione di appartenenza, di qual è il colore che hanno scelto di dargli, portiamo le mascherine, quasi non ci riconosciamo più, abbiamo paura di stare insieme ad altri amici. Le multinazionali in tutto questo contesto hanno quintuplicato i loro fatturati e non parliamo poi delle industrie farmaceutiche che stanno vivendo l'eldorado della loro esistenza con la creazione di questo vaccino che prima era introvabile, adesso lo fa chiunque, anche il ciabattino sotto casa. Provate a spegnere la TV per una settimana, chiudervi in casa e non pensare a quello che sta accadendo fuori. Certamente sarete meno inquinati dal punto di vista mentale, sarete più sereni, meno incazzati. Potrete vivere una realtà diversa. Invece, accendendo la TV a qualsiasi orario, ci sono talk show che parlano del Covid-19, della pandemia, fingono di essere tristi, di essere spaventati da questa situazione, ma loro ne stanno godendo.
I numeri non sono poi così eclatanti. Certo, non siamo negazionisti, il Covid-19 esiste, ci sono tantissimi morti, ma andrebbero analizzati realmente. Bisognerebbe capire quanti realmente sono morti per effetto del solo Covid. Sono andato a vedere alcuni dati e ci sono dei numeri altamente sconcertanti. Ad esempio, se io vi dicessi quante persone muoiono ogni giorno di fame, sono 30.000 persone. Se vi dicessi quanti morti muoiono per malattie infettive ogni giorno, 34.000. Quanti morti muoiono di AIDS ogni giorno, 4.500. Quanti morti ogni giorno muoiono di cancro, 21.600. E di malaria, 1.030. Vi posso dire quanti morti muoiono per fumo, 13.500 ogni giorno. E non chiudono le tabaccherie. Quanti suicidi ogni giorno? 2.900. Come vedete, i numeri sono esponenziali, sono troppo grandi per essere soltanto immaginati. Rapportiamoli a quelli del Covid. Vi renderete conto che non sono poi così distanti. Allora, perché c'è un comportamento diverso del mondo che ci dirige nei confronti del Covid rispetto a tutte le altre morti? Ora, parlare di palestre chiuse, di persone che vorrebbero tornare ad allenarsi, della sicurezza che c'era nelle palestre, mi sembra anche fuori luogo. Perché mi toccherebbe perorare la causa anche di teatri, di cinema, di bar, di ristoranti, di altre attività economiche che sono chiuse o parzialmente chiuse o che comunque hanno lasciato aperte senza neanche la possibilità di poter attingere ristori, ma stanno morendo lentamente. Mi sembra chiaro il quadro che si sta delineando, dove le piccole imprese andranno sempre più in difficoltà, ma le grandi multinazionali godranno. È incredibile valutare come l'Italia ha il record mondiale in proporzione di morti nonostante le restrizioni. Siamo il paese che al mondo ha più restrizioni e in proporzione abbiamo più morti degli Stati Uniti, del Messico, della Cina, dell'India, della Francia, della Spagna. In America non ci sono tutte queste restrizioni, ci fanno vedere delle immagini di Times Square tutti con le mascherine, ma sono finte immagini sporadiche, eppure fanno il Super Bowl senza mascherine, 80.000 persone tutti ammassati. Ci sono i morti, è vero, ma non hanno chiuso attività economiche e comunque in proporzione hanno meno morti noi. In Italia siamo 70 milioni di persone, 3 milioni fino adesso i positivi, i casi positivi, 100.000 i morti. Mi devono spiegare perché in India, dove non c'è nessuna precauzione, dove sono 1,5 miliardi di persone, tutti ammassati senza regole igieniche, 11.000 positivi, quindi più dell'Italia, ovviamente in proporzione sono nettamente di meno, ma di morti soltanto 157.000, soltanto 57.000 morti in più rispetto all'Italia. E mi sembra paradossale, l'Italia, siamo tutti chiusi, stanno rischiando di morire tutti di economia, ma per salvare lo 0,23% della popolazione ottantenne, che voglio dire, magari molto probabilmente sarebbe morto lo stesso. Molte persone pensano che basti avere la mascherina per essere immune da tutto e poi magari creano assembramenti in una zona dove non ci sono bar. Chiudi il bar alle 18, ma crei assembramento alle 17. Chiudi le scuole e i bambini vanno nei parchi. Chiudi i parchi e i bambini vanno sul lungomare. Chiudi il lungomare, vuoi chiudere il lungomare? Vuoi togliere le panchine del lungomare? Ok, e si stendono per terra sui marciapiedi. La gente si è rotta i coglioni di queste restrizioni. Non è in questo modo che combatti il virus. Il Covid non si cura soltanto con la distanza, l'igiene, le mascherine, perché queste sono soltanto un primo baluardo. Il Covid si cura con delle strutture ospedaliere migliori, con un numero di medici superiore, evitando i tagli della sanità, con degli ospedali meno fatiscenti. Questo è il baluardo che ci può dividere dal Covid. No, ovviamente io non censuro nessuno, perché è giusto che ognuno abbia la propria idea in merito e che non debba essere necessariamente uguale alla mia. Però voglio fare due precisazioni. La prima, a tutti quelli che mi hanno detto: ora non parli più di Draghi, di PCM di Draghi sono diversi da quelli di Conte, è Spadafora e il ministro Speranza. Ecco, io non faccio una questione politica, tutte le volte che ho criticato un politico in questa sede l'ho fatto per amore del fitness, per amore del mio lavoro e perché io ritengo un'eterna ingiustizia lasciare le palestre chiuse o lasciare
un soggetto a casa obbligandolo a non lavorare. Quindi o si tratta di Speranza, Conte o il più grande statista della terra, io avrò sempre un atteggiamento asettico rispetto al partito che rappresenta, perché valuto quello che dice e come si comporta e come ci induce a vivere. Secondo, a tutti coloro che commentano in questo modo: voi delle palestre chiuderete, non avete capito che non avete nessuna speranza di riaprire, dovete restare a casa, dovete cambiare mestiere. Ecco, mi chiedo perché tutta questa credine nei confronti di lavoratori che fino a ieri sono risultati molto utili e hanno fatto il loro mestiere con professionalità e non rubando niente a nessuno. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, tornerò presto su questo canale a parlare di come si sta evolvendo il mondo del fitness in funzione anche della situazione attuale della pandemia in Italia. Su questo canale troverete anche altri argomenti, dai tutorial agli allenamenti che potete continuare a fare a casa. Vi invito a non mollare ancora, di avere speranza, di credere in voi stessi e di andare avanti sempre e comunque, perché noi siamo guerrieri che possono cadere ma ci rialzeremo.